Martina, il coraggio non si compra e tu ne hai avuto tanto. Questo è stato un avvenimento importante della mia vita per il quale io ho deciso di volermi un po' di più bene. Il coraggio per me è stato non stare fermo e reagire. Le parole decise di chi deve far rispettare le regole anche su campi importanti e difficili. Prima di ogni partita, la preparazione psicologica e sportiva, ma non basta. E così, in occasione di un match di B1 femminile, la visita a sorpresa, bilancia e metro. Quel momento in cui si viene pesate e misurate, è un'umiliazione. Che cosa è avvenuto? Io l'ho chiamata così, la pesa delle vacche. È stato ovviamente un messaggio provocatorio. Mi sono chiesta perché devo essere così tanto in forma o comunque nelle forme richieste per essere una persona competente e professionale. Penalità di 3 punti, una carriera in bilico, ma la direttrice sportiva Martina Scavelli non ci sta. Essendo un arbitro nazionale, si richiede di rientrare in questi parametri per un discorso, diciamo, di salute. Ma arbitrare a livello nazionale, arbitrare a livello regionale, sei sempre un arbitro, quindi o la regola vale per tutti, per tutte le categorie, o perché dovrebbe valere solo per questa. Poi lo sfogo sui social, rivolta ai grandi di questo sport, qualcosa deve cambiare. Nel tuo messaggio ti sei rivolta ad una stella, un mito della pallavolo, adesso consacrata anche con Sanremo, Paola Egonu, e hai detto una frase molto forte. Lei le ha detto: tu sei nera, io sono grassa. Paola è stata discriminata. Io mi sento discriminata non sicuramente tanto quanto lei, ma un pochino, per essere stata messa un po' con le spalle al muro per qualche centimetro, qualche chilo di troppo. Volendo arrivare molto in alto, se dovessi rivolgere un messaggio al presidente del CONI, Malagò, che cosa gli diresti? Che la sua parola si faccia, se possibile, valere per rivisitare questa regola che mi sta un po' stretta. E non solo a me, mettiamola così.